Trieste accarezza l'impresa per 30 minuti. A dare la sensazione di poter vincere con Milano non è solo la squadra, ma l'entusiasmo con cui la spinge la Basket City del Nord-Est. Oltre 6.000 sugli spalti, divisa grigia, speciale in onore della Bora, inno nazionale cantato a cappella, stile NBA, e coreografia dedicata. Il sogno però si scontra contro l'abitudine della squadra di Messina a difendere, magari senza brillare in attacco, portando a casa comunque il risultato nell'ultimo quarto d'esperienza, pescando nell'assortimento di talenti garantiti dal portafoglio Armani. Un classico epilogo visto tante volte in Eurolega e nei professionisti d'oltreoceano. Due punti a parte nel big match, ci sono tante luci per i biancorossi. La più splendente è quella che illumina la serie di alley-oop inchiodate assortite dell'esordiente Emmanuel Terry. 14 punti in un tempo, è lui l'uomo che fa mattire la difesa meneghina. In realtà però la vera novità non è soltanto quella del nativo dell'Alabama, ma l'impiego del doppio lungo. Coach Legovic ancora una volta si dimostra capace di far fruttare ciò che gli viene aggiunto in roster. Spencer infatti non solo non sparisce, ma piazza l'ennesima doppia doppia con 13 rimbalzi. Sul fronte milanese sono Melli e Hall a creare i maggiori grattacapi nel primo quarto, in cui l'Armani parte con un secco 6-0, salvo poi essere rimontata dalla coppiata di centri ben imbeccati da Bartley e Davis. Dal 15-12 della prima frazione i biancorossi spiegano le ali nel secondo quarto, toccando il momentaneo più 8 con la tripla mancina di Gaines. Luvavu Cabarrò, Napier e Tonut fanno rientrare gli ospiti a contatto, ma sul 35-33 di metà partita c'è la netta sensazione che la vittoria per Trieste sia assolutamente plausibile. Nel terzo quarto però si nota la fatica sui volti della squadra di casa, che alla distribuzione di tiri dei ragazzi di Messina risponde quasi esclusivamente con Davis, mentre Bartley si incaponisce troppo nei personalismi nella sua peggior serata al tiro della stagione. Se il 51 pari al trentesimo certifica un match ancora aperto, e il 4 su 26 al tiro da tre punti con cui Trieste chiude il referto a spiegare perché l'impresa diventi impraticabile negli ultimi 10 minuti. Se Spencer e Terry continuano a dominare a rimbalzo, la difesa ospite e la poca mira si traducono in soli 8 punti nella frazione decisiva. Napier, Datome e Ricci invece fanno il necessario per portarla a casa sul 59-65. Si chiude comunque in passerella perché il ritorno del grande basket a Trieste è realtà.